sarà un segno del destino che tutta una serie di cose stanno cominciando tutte contemporaneamente. Aggiungo che abbiamo iniziato i lavori anche a Galati per il secondo lotto, per cui è abbastanza evidente che siamo soddisfatti nel portare avanti quelle che sono tutta una serie di iniziative utili per la città. Oggi la consegna dei lavori, quale tratto di via Don Blasco riguarderà, quali sono i costi e quali lavori verranno eseguiti, in che tempi? Diciamo che i tempi saranno dettati da quelle che sono poi le organizzazioni dell'azienda che appalta i lavori. È comunque come da contratto, che noi speriamo venga rispettato nella massima precisione. Relativamente alle parti ancora mancanti, sono piccole porzioni, l'ho già detto più volte, che sono relative al viadottino d'ingresso, per il quale viadottino si stanno effettuando le diagnosi strutturali per capire quali sono le opere che vanno fatte per eventuali miglioramenti o adeguamenti sismici.